I casi sempre più in aumento di violenze consumate da giovani e giovanissimi impongono una riflessione seria. Episodi sconosciuti fino a poco tempo fa nella città dell'Aquila, ma che ora sono sempre più frequenti. Ma il fenomeno non è solo locale, ovviamente. Basta guardare anche gli ultimi casi legati alla movida pescarese, non solo. Accoltellamenti, risse e spaccio di droga tra giovanissimi. Nel capoluogo, l'ultimo episodio che ha portato il questore a chiudere il bar del castello per 6 giorni dopo l'ennesima rissa col ferimento di un cliente, fa riflettere. E in generale c'è molta preoccupazione per questo disagio in costante aumento. La violenza è prima di tutto una forma di comunicazione, quindi ci dobbiamo chiedere, ma i giovani che cosa vogliono comunicare? Ci rendiamo conto che è una forma di comunicazione totalmente alterata, sbagliata. Quello che riscontro è che la violenza purtroppo non è solamente eterodiretta, quindi nel momento quando andiamo verso e contro l'altro, ma ci sono tantissimi episodi anche di violenza autodiretta, tanto che ho tantissimi casi di autolesionismo giovanile anche che riguarda i giovanissimi. Questo ospite inquietante è quel nichilismo che ai giovani in qualche modo è sempre appartenuto, ma ai giovani delle nuove generazioni in qualche modo è stato ed è predominante. Che cos'è questo nichilismo? È un po' una mancanza di valori, di desideri, di obiettivi. Perché? Perché siamo in un'epoca in cui è tutto possibile, spesso alla portata di un clic. Arriviamo a quel tema della violenza, in cui c'è un grande passaggio, ho bisogno di identificarmi, perché l'adolescente ha quello come passaggio, l'identificazione dalla forma genitoriale alla forma personale. E poi devo andare a sentire di far parte di un contesto. La violenza è prima di tutto una forma di potere e quindi un po' si ritorna a quella che è quasi la legge del più forte, solo che il più forte spesso e purtroppo non è detto che sia il più consapevole e quindi ancora una volta una comunicazione in cui poi in verità si arriva all'incomunicabilità, un'incomunicabilità tra ragazzi stessi. Io credo che il grande nodo, al di là del fatto di andare a lavorare sul tema del desiderio, e qui il collega Crepè penso mi dia ragione, quindi andare a lavorare sul desiderio, sull'apertura, ma anche sull'imparare a comunicare in una maniera differente. Ho voglia di avvicinarmi a te, ho voglia di conoscerti, non devo sfidarti per forza. C'è tanta diversità. Il bello della diversità è quello di poter aprire orizzonti e invece spesso la diversità noi l'affrontiamo con paura.